Buongiorno, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi girettino, spettacolo in quel di Monte Livata, nel parco dei Monti Simbruini, e ci vediamo tutti su e soprattutto la cosa più bella sicuramente dell'uscita sarà una ricca mangiata. E ragazzi, cosa c'è di meglio da mangiare in compagnia dopo un giro montano? Ma io penso niente. Vabbè, oddio, ci sarebbe, però non credo sia questo il luogo adatto per discuterne. Ci aggiorniamo dopo. Ciao! Allora, ci siamo? Oh, regà, piano piano, agile, rapportino agile. Io mi fermo qui e comincio a chiedere la mangiata, voglio. Almeno saliamo senza impaccio. Cioè, con l'impaccio, però. Io ho portato la corda per Pasquale. Ho pure io. Così mi fa vedere bene come funzionano gli attacchi da sghiacciolare. Io ho rimesso questi. Cioè, come funziona gli attacchi. Vediamo bene come funzionano gli attacchi da sghiacciolare. Mi smonti e metti i pedali flat. Piano. Piano. Ma Waze lì? Ma te c'è Waze usi? No, non c'è il mappa. La macchina su Garmin. È buono Google Map, però ogni tanto se intrippa. Max, ma autorizzi a mettere nel video? Ma autorizzi a mettere nel video oppure devo mettere il pallino quello? Il pallino con. Sì, la paga di penne, ti ho detto a Fastlight. Io faccio parte di un gruppo che vado per strada, vengo dopo. Non chiedo perché anziano non pedalo da 14. Raga, state bene però, che cazzo devo dire? Ma l'ho cioè. Lasciato lo scelto del tuo posto, no? Ma Maurizio mi fa compagnia, amore, insieme a me. E guardo. Sì, dai, mo se facciamo una pausa a Campo dell'Osso. Vabbè, mo è così. Sì, è così. Tosta. È così fino a Campo dell'Osso. Dopodiché incomincia a risalire. Però, tranne due o tre tornantini, è un po' pendente, però è pedalabile, dai, quando dicono pedalabile non te fida. Quando ti dicono pedalabile non te fida mai. Ragazzi, state ufficialmente nel video, questo riprende. Poi se volete darmi pure 10 euro per l'escursione, tutto nero. Lec, andiamo a recuperare qualche morto da salita. Allora, vediamo un po' chi è il cadavere. Ah! Ale, 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 ale! Dai, su! Ci devo fermare? Dai che è veramente fatta, eh! È quasi fatta, dai! La parte più rognosa, rompicoglioni, secondo me, è questa fino su alle vedute, dai! Poi sarebbe bello arrivare su Monte Autore, raga! Però no, la traccia no, però se ci vogliamo fare una foto, una cosa, cazzo, là è figo, però. Bisogna portare la bici a spinta perché sennò. Vai! Poi entriamo dentro la faggeta. C'è la faggeta! Foto? Sì, e lui è l'unico perché. Passiamo sui 1500. Max, quanto ti segna? Se è asciutto sarebbe. Però comunque è un'esperienza figa. Peccato sì che è poco godibile. Non frenate coi freni davanti! Oh! Tutto a posto? Porca troia!
Che è successo? Oh. Sì, ti sei... Allora, non c'è la testa. Okay, piano. Piano. Come va? Come va? Sulle costole sei cascato. Sulla gabbia toracica sei cascato. In realtà se la costola sono arrivato fa più male. Però magari è solo la botta. Solo la botta. Solo la botta, perfetto. Allora ok, dai. Poi ripeto, se andai tranquilli. Se vai così con quel passo nostro arrivi dove pare. Senza problemi. Fate fermi ogni tanto. Come va? Com'è? Va. Si può fare? Va. Dolore, va. Va bene. Raga, noi facciamo una deviazione parallela praticamente. Voi state sopra, noi stiamo sotto. Mi scende qua. Eh? Voi continui al contrario. Sì, sì, è qua, è sempre dritta. Sempre dritta. Noi passiamo sotto. Tanto noi se... Sì, ci vediamo all'inizio. La sai, no? Sì, al limite seguo. No, noi, vabbè, per, giustamente, qualsiasi cosa. Ammazziamo subito. Sì, vai, vai, rispondi tanto. Ah, vai proprio. Ciao, buongiorno. Bello scazzato, eh. Lo senti come se ne va? Lo senti come se ne va? Se ne va, se ne va.
po' tutto. Sì. Nonna Max. Ah, Sor Pasquale? Questa qua si è pure scappellato la cover. Siamo da già arrivo. Ho fatto un bel volo tutte e due insieme. Tutte e due insieme proprio. Tipo. Tira proprio. No, c'era un pezzo in salita. Col duro tutto. Io la prima volta non mi avete visto. No. Tranquillo, poi ho messo lì, è bello, tranquillo, bello, pattinare. Ci cambiamo? Ci siamo? Ci siamo? Andare a cambiare laggiù perché qua ti sembra brutto. Io mi cambio qua. Io non mai. Oh, comunque ci siamo fatta pure noi a cascare. Tutte e due insieme siamo cascati, a unisono. Ok, giro terminato, mangiata fatta. E adesso è così. C'è un po' di nebbia, il tempo è cambiato repentinamente praticamente. Quindi torniamo a casa con calma, con cautela, ovviamente privata, e i percorsi presenti all'interno dei singolini sono sempre meravigliosi. E oggi purtroppo non era al 100% perché ieri ha piovuto, quindi il terreno era scivoloso e insidioso. C'era uno strato di foglie che copriva la traccia principale. È stato abbastanza impegnativo. Non abbiamo chiuso il giro perché purtroppo abbiamo avuto degli imprevisti, però comunque ci siamo divertiti tantissimo e come dicevo, i singolini sono sempre una garanzia. E quindi bene, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima avventura e al prossimo video. Come al solito, grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Al prossimo video, ciao.